Ridite un attimo le battute, io non so quando devo dire la mia. Allora, sono tutti un branco di traffico. Non gliene frega una mazza a nessuno della medicina, compreso mio padre. Sì, ma non c'era bisogno di mettersi su un tavolo e urlarlo. E dai. Io, a differenza di qualcun altro, dico quello che penso. Io. Figura di merda. Fate tutto schifo, mi fate. Sarebbe il tuo turno se mi fate tutti schifo, Vittoria. E vabbè, lascialo stare, ubriaco. No, ha bevuto. Quando lui gira a sinistra. Vabbè. Fatto una scuola di stanti in Francia, c'è questo. Io mi alleno con uno stanti. Ok, grazie ragazzi, potete scendere se volete. Cosa siamo venuti a fare? Sto lavorando. Che quando mi è stata proposta mi ha subito interessato molto perché aveva dei forti richiami con la tradizione italiana, la commedia degli anni 70, però allo stesso tempo aveva degli elementi di modernità e di attualità e raccontava in un certo modo due tipi italiani nei quali ci si può riconoscere molto, e la cui natura è amplificata dal fatto di non essere in Italia ma essere in un posto molto distante. Giambo, 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 Giambo. Adesso Mario tu ci aspetti qua, va bene? No, no, non è con te, dai, che questo... Mario, credimi, è meglio così. Ah, se ti offrono una specie di yogurt da bere, mi raccomando, non toccarlo, eh? È latte fermentato e sangue. Vengo con te, mi metto dentro, sto zitto, non faccio, non do fastidio. Oddio, chi è? Mario e Luca si conoscono da giovani, dall'università, studiano medicina. Sono molto legati, anche se hanno delle differenze che poi li portano ad avere due strade diverse. Mentre Favino è un medico molto importante, anche molto ricco, che lavora a Roma, Stefano invece ha deciso di andare in Africa a lavorare in un campo, per cui una situazione molto più estrema. Per una serie di motivi si troveranno a rincontrarsi e quindi a dover fare i conti col proprio passato e con quello che sono diventati anche. Tornano una serie di conflitti e di storie irrisolte del passato e allo stesso tempo il personaggio di Pierfrancesco si porta dietro un segreto molto grosso. Perché te curi poracci italiani? Ma ognuno cura chi gli pare, scusa, ma ringraziando Dio, i malati stanno dappertutto. Ringraziando Dio? Oddio, Luca, che palle! Ma come palle? Che palle, una pesantezza, non si può di niente. Ma ti senti quello che dico? Ma no, detto, sei peggiorato tantissimo, Mario. Come Mario? Modo, come quello che dici. Cosa? C'è una mail per te. Per me? Sì. Grazie. La Ginevra sta venendo qua. Il mio personaggio è quello di Ginevra, che è sposata con Mario, interpretato da Favino. Mario è scappato un po' dall'Italia perché aveva combinato un casino e quindi rischiava di essere arrestato. Ginevra, poi che scopre che all'inizio era all'oscuro di questa cosa, se ne va anche lei, arriva in Africa e si ritrovano questi tre amici dopo in realtà molto tempo che non succedeva. E si scopre piano piano il passato, che in realtà ha visto anche un momento di grande vicinanza tra Luca e Ginevra, tutto in chiave appunto di commedia. Perché i primi passi che fai devi un po' calpestare, però senza alzare la terra. Perché c'è anche lo scorpione bianco. No, ma che cazzo dici? Basta che non alzi la terra i primi passi. Poi dopo loro sentono le vibrazioni e anche il Melek Mamba. Se non lo pesti è impossibile che ti morda, cioè non ti attaccherà mai. Tutto questo prima di cominciare la corsa. Mi faceva... E lui mi faceva, io sono veramente spaventato. Quello che dice La cosa bella di questo film è che comunque è una commedia, dove però l'aspetto dei rapporti umani è molto forte e si raccontano tre egoismi fondamentalmente. Fondamentalmente è una storia d'amicizia, però è anche una storia, secondo me, di ciò che si può scegliere di essere. Che cosa avevi l'opportunità di essere, che cosa hai scelto di essere e quindi che cosa queste scelte ti hanno portato poi a diventare.